La guerra civile spagnola in 50 secondi. Ci sto, siete pronti? Tutto inizia in Spagna nel 1931, quando dopo 7 anni di dittatura viene proclamata la Repubblica. Nel 1936 le elezioni furono vinte dal Fronte Popolare, una coalizione di partiti di sinistra. Tuttavia le forze di destra non si rassegnarono alla sconfitta e, guidate dal generale Francisco Franco, tentarono di realizzare un colpo di Stato, da cui però nacque una sanguinosissima guerra civile. Francisco Franco era in vantaggio anche perché era aiutato da Mussolini e Hitler, ma da tutta Europa arrivarono volontari antifascisti, tra cui lo scrittore inglese George Orwell, a combattere per la Repubblica. Dopo 3 anni di lunga guerra civile, nel 1939 Franco riuscì a sconfiggere i repubblicani e instaurò una dittatura che durò fino alla sua morte nel 1975. Ti è tutto chiaro? Scrivi eventuali domande nei commenti.